Buongiorno a tutti i radiospettatori di Radio Frontiere per la rubrica Retrospettiva Danza da Nicoletta Di Martino. Per me è un piacere essere qui con voi in questa splendida mattinata di maggio. Maggio è un mese fervente che prevede una serie di eventi, tra i quali ad esempio visite guidate, concerti, attività teatrali, mostre. Insomma, grande spazio all'arte, anche se in realtà l'arte non ha bisogno di ritagliarsi uno spazio per la sua grandezza, lo apprezziamo ogni giorno, anche e soprattutto vivendo a Napoli. Un mese che ho sempre associato alla creatività, alla fantasia, ai talenti, alle passioni. E appunto, proprio a proposito di queste ultime, stamattina sposteremo la nostra attenzione proprio sul mondo della danza, una disciplina di grande spessore che a me è molto cara. Quale brano migliore per iniziare, se non proprio il Maestro di Renato Zero? Appunto proprio perché il testo ci dice prima l'arte, la passione dopo il resto, quindi lo stesso il nostro Renato Zero ci invitava a mettere nella nostra vita al primo posto sempre ciò che amiamo. Anche perché sono proprio le passioni che fanno emergere il nostro vero essere e facendo ciò che ci appassiona, tra l'altro, non sentiamo il peso dei sacrifici, della fatica. È lo stesso insegnamento che ci tramanda anche Confucio: fai quello che ami e non lavorerai un solo giorno della tua vita. Quando si parla di danza, la prima scena che mi viene in mente, legata anche a quelle che sono state le mie esperienze, sono gli specchi, un tutù, una sbarra, ma soprattutto le emozioni da parco. Un mondo che non finisce mai di stupire, pieno di fascino e che porta con sé un bagaglio di valori di primaria importanza, quali l'armonia, l'eleganza, la raffinatezza, ma solo per citarne alcuni, perché in realtà la danza è quasi uno stile di vita, no? Lo si porta quotidianamente. La danza è stata anche una grande fonte di ispirazione per pittori come Degas. Ricordiamo alcune tele come la classe di danza, le ballerine, che appunto raffigurano il mondo della danza in modo autentico e dinamico. Perché proprio il dinamismo? Perché la danza come disciplina non è mai statica, ma presenta, diciamo, mille sfaccettature e tante varianti. Fonte di ispirazione per cantanti che hanno dato vita a testi magnifici come Mia Martina con Danza. È protagonista di tanti film, Step Up, Flashdance, Il ritmo del successo, quindi un mondo veramente ricco e pieno appunto di sorprese. Mi soffermerei però su un preciso aspetto, e cioè sulla danza vista proprio come vista e vissuta, come passione, come sogno per tanti ragazzi visto come irraggiungibile, e quale modo migliore per affrontare l'argomento se non in compagnia della nostra insegnante di danza Valeria Mugliere, nonché direttrice artistica dell'Accademia Il Ritmo della Danza. Buongiorno maestra, è un piacere averla con noi e poterla porle qualche domanda, no? Per addentrarci appunto nell'argomento dal punto di vista di chi vive la danza appunto ogni giorno e attraverso i propri allievi. Buongiorno, salve a tutti. È un piacere, come le dicevo, essere qui con voi. Vorremmo iniziare semplicemente con una domanda, insomma, lei ci può scoprire a tutti gli effetti come è stato il suo avvicinarsi al mondo della danza. Allora, io ho iniziato a muovere i primi passi nel campo della danza a 3 anni e mezzo. Tutto è nato vedendo un saggio di danza di mia sorella e da lì, diciamo, tra parentesi, la passione verso questa disciplina, che poi è diventata in realtà proprio il senso della mia vita. Ho iniziato gli studi presso il Centro Culturale Danza di Dora Livigni, dove ho ottenuto gli esami accademici ogni anno e dove ho compiuto il passo da Dio con il ballerino del San Carlo Domenico Luciano nella variazione dello Schiaccianoci. Quindi lei è proprio la prova che al mondo della danza, insomma, si avvicina sin da piccoli, si può sentire dentro ad un'età in cui a stento c'è la percezione e l'evoluzione di tutti i sensi, invece già sentiamo forte, no? Questo amore, questa spinta. Sì, però in realtà diciamo che la vera passione nasce verso gli 8-10 anni, quando si incomincia a capire se quello che stiamo facendo è veramente quello che noi vogliamo fare. Un'età un po' più, tra parentesi, neanche adolescente, ma un po' più grandi rispetto ai 3-4 anni, perché 3-4 anni a volte sono anche i genitori che hanno loro l'istinto di danzare, non hanno mai potuto ballare, quindi portano i propri figli in questo mondo. Trasferire le proprie passioni, insomma, vederle da sei figli, insomma. Sì. Quindi, in un momento in cui lei potrebbe dirci che è nato questo sentimento tanto forte, questo amore per la danza, veramente ad un'età piccolissima, 3 anni e mezzo, e
Sappiamo che appunto è stato un percorso veramente pieno e ricco di esperienze, come lei ci racconterà nel corso di questa intervista, e sappiamo che, diciamo che scegliere di danzare, di insegnare, sono delle scelte che implicano tante rinunce. Lei, o almeno questo è quello che noi percepiamo dall'esterno, ogni qualvolta si parla di danza, no? Di questo mondo così grande. Lei si è mai pentita delle rinunce fatte o delle scelte fatte? No, in realtà no. Ecco, ero contenta se perdevo una festa con gli amici pur di andare a danza. Ero contenta se rinunciavo ad un'uscita con i parenti, con i propri amici, perché diciamo il momento più importante della mia vita era quello di stare in una sala con gli specchi, con la sbarra, indossare un tutù, delle scarpette e danzare. Quindi per lei la danza ci potrebbe dire cosa significa, se lei in realtà sin dall'inizio ha capito che avrebbe preferito danzare e fare la ballerina o ha sempre voluto insegnare, insomma. Allora, una frase che io dico sempre, che danzare è come ballare in punta di piedi, cioè è la sensazione di volare, di elevarsi verso il cielo, di ballare su delle nuvole, di essere aria, di essere tutto ciò che uno non può capire. Danzare è qualcosa che ci si sente dentro, che ti lascia, ti devi lasciare trasportare dalla musica, da quell'emozione che ti dà la musica. Poi diventa tutto come una magia, come un mondo di favole. Cioè, insomma, un vero senso di libertà quello che ci Sì. trasmette stamattina, no? Un modo per esprimersi diverso da tanti altri, in realtà, Sì. che è assolutamente libertà, espressione di noi stessi, senza limiti. E volevamo sapere, ma come e quando nasce il ritmo della danza? Allora, diciamo che io ho sempre insegnato in diverse scuole, in diverse strutture di Napoli, della Campania, e nel 2011, a conseguimento della mia propria esperienza, abbiamo deciso di fondare questa scuola, Il Ritmo della Danza. Una scuola che è nata perché diciamo, far portare avanti il sogno di alcune ragazze. Il sogno di ragazze che si sono sentite prese da questa emozione, da questo senso che lascia la danza, da questo. Diciamo da questa spinta forte, no? Da questa Sì. passione a tutti gli effetti, perché appunto quando nasce come passione, dicevamo che la passione non ci fa sentire affatto il senso della fatica, di un qualcosa a cui noi non poniamo limite, perché non ci stanchiamo mai, no? Mai. Come una sete continua. Sì, e quindi è per dare agio a tutti coloro che volevano intraprendere questa strada, di poter far esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni danzando. Abbiamo deciso di mettere su questa scuola con dei valori, con dei principi, pur mantenendoci legate al mondo della danza, ma anche al mondo di Sì, infatti proprio dalle sue parole noi capiamo di come alla base della fondazione di questa scuola ci sia stata una grande voglia di fare, perché immagino che comunque una scuola implica un investimento, soprattutto per lei che appunto avrebbe dovuto inserire tutte le proprie energie dal punto di vista, in questo caso si arriva alla passione, a quella che poi sarebbe stato anche il suo lavoro, insomma, quindi un'attività quotidiana, perché doveva essere sorretta su pilastri solidi. Sì, era mettere insieme la mia passione con la loro determinazione, mettere insieme l'amore che uno ha per questa disciplina. Sì, abbiamo ben percepito il senso. Ci saprebbe dare qualche consiglio per chi vorrebbe insegnare danza? Quale percorso formativo in realtà lei consiglierebbe? Da un punto di vista ovviamente tecnico. Allora, tutto deve iniziare con la base della danza classica. Poi, con l'intraprendere questa disciplina, uno può capire quale ramo di danza prendere, se quella contemporanea, se quella moderna, se quella classica, dove uno è più portata.
Non importa quale disciplina scegliere, l'importante è che uno la fa con la passione, che uno riesce ad esprimere anche alle proprie allieve tutto l'amore e l'emozione che si trova nel danzare. Quindi intraprendere una buona struttura dove si effettuano corsi di danza classica e poi proseguire con il completamento delle altre discipline. Quindi l'insegnamento della danza classica è la base di tutto quello che in realtà apprendiamo anche da un programma, voglio velocitare amici, qui abbiamo questo modello di Alessandra Celentano, questo quasi come figura insomma di terrore. E in realtà lei ci dice che la danza non è per tutti. Lei cosa pensa? Che la danza è per tutti o non è per tutti? Non è per tutti, però non vuol dire che non si può, cioè uno non può intraprendere questa passione. Uno può ballare, ma non può diventare un grande danzatore. In che senso? La mia passione io la posso anche esprimere nella danza, però se non ho le caratteristiche precise per diventare una grande ballerina, rimane la mia passione e cioè porto al termine il corso di danza, anche non diventando una grande ballerina, anche non diventando una grande insegnante, perché essere una buona ballerina non vuol dire che sei una brava insegnante, e viceversa, se sei una brava insegnante non è detto che da piccola eri una grande ballerina. Quindi Quindi la lei solo deve danza può complementare. essere anche per tutte, ma purtroppo diventare una grande ballerina non è per tutti. E appunto lei ci dice che un percorso insomma invita un po' tutti a poter intraprendere questa strada nella misura in cui tutti possiamo realizzare insomma quello che è il nostro sogno, perché pur iniziando questo percorso non è detto che si arriva a quelli che sono i livelli gradini più alti, ma allo stesso tempo perché impedire quello che può essere un sogno, no? Un modo per esprimersi, perché sarebbe una sorta di repressione di se stessi non iniziare un percorso sapendo che magari non ci sono tutti quei parametri che il mondo della danza richiederebbe, perché sicuramente questi parametri in molti casi devono essere rispettati. E volevamo sapere, nel suo insegnamento lei si ispira ad un modello? Sì, alla mia insegnante, vista sempre come punto di riferimento, come, tra parentesi, una seconda mamma. Accettavo i suoi consigli, li mettevo in pratica e cerco di portare i suoi consigli più gli aggiornamenti che uno fa alle proprie allieve e di trasmettere l'entusiasmo. E lei da allieva come si sentiva nella sala? Qual è il suo modo, diciamo, di approcciare ogni giorno le lezioni? Come la viveva quotidianamente? Era il mio vivere, cioè la lezione era alle 6, io andavo alle 5, stavo lì, guardavo le altre che ballavano, cercavo di prendere atto delle correzioni che la mia insegnante faceva alle altre ragazze. Vivevo e vivo per la danza, ogni attimo, ogni minuto passato in quella sala era 100 minuti di una vita normale, era un'emozione all'ennesima potenza. Non, è difficile trasmettere quello che io provavo in quei giorni, cioè dire le sensazioni che avevo in quei momenti di passione. Era qualcosa che, ecco, non si può descrivere. Però sicuramente lei ce lo sta trasmettendo attraverso le sue parole perché effettivamente si sente proprio di come ci sia un vero e proprio trasporto, no? Per quella che poi in realtà è la sua vita. E a proposito della sua vita, lei insegna e dirige il ritmo della danza e lei oggi trova riscontro, cioè c'è qualche allieva in cui si rivede? Cioè com'è il suo rapporto con gli allievi? Allora, diciamo che oltre ad essere insegnanti, si è anche amiche. Non mi è mai piaciuto impostare il rapporto io sono l'insegnante, tu sei l'allieva. No, capire le esigenze, capire le preoccupazioni dei miei allievi viene prima di tutto della tecnica e della disciplina che io devo insegnare. Bisogna essere, cioè, bisogna trasmettere la serenità in sala. E per trasmettere questa serenità bisogna essere anche, tra parentesi, amiche con le proprie allieve, pur rispettando i propri ruoli. E quindi
quindi diciamo lei ha questo rapporto, diciamo che il rapporto con le sue allieve insegnando danza, sappiamo che è una disciplina comunque per quanto sia espressione di libertà anche di gran rigore, perché soprattutto nel mondo della danza classica diciamo c'è tutta una tecnica da insegnare, da rispettare, quindi il suo ruolo sicuramente non è un ruolo semplice, cioè non può essere un ruolo statico, ma è un ruolo che è statico a tutti gli effetti. Sono vista un po' come la cattiva della situazione, quella che esige di che indossino una divisa, i capelli ben tirati, diciamo tutto la perfettina. Anche perché la danza classica è prima di tutto disciplina, e se non c'è la disciplina non può avere modo di esistere la danza classica. Soprattutto perché deve essere comunque l'armonia nella disciplina, l'armonia prevede che ci siano tutta una serie di parametri che vengano rispettati, insomma l'armonia non si può creare senza equilibri. Quindi molto probabilmente vivrà quello che è il ruolo da strega cattiva, ma magari un giorno sarà ringraziata proprio diciamo per quello che ha fatto, un giorno verranno capiti quelli che sono i suoi insegnamenti. Quindi nonostante questo lei continua a vivere, a vestirsi di questo personaggio cattivo, anche se in realtà sappiamo benissimo che così non è. Soprattutto perché lei ha una grande responsabilità, la formazione di piccoli adolescenti che si spera diventeranno delle future e futuri ballerini, ballerini insomma, perché nella sua scuola abbiamo anche dei ballerini. Come ci si sente, diciamo, ad avvertire questo senso di responsabilità nei confronti degli allievi e delle proprie famiglie? Oddio, avere a che fare con diverse persone, con diverse famiglie, con diversi adolescenti, ognuno di loro ha le proprie problematiche, ognuno di loro le proprie esigenze, un ruolo un po' difficile, anche da mettersi paura a volte di come ci si pone verso un ragazzo, di quello che uno dice ad un ragazzo, non sai se la può prendere bene, se un ragazzo è molto emotivo e quindi anche una correzione in più, uno strillo in più gli può far paura. È un po' difficile avere a che fare con, come si dice a Napoli, con mille teste, però è prima di tutto questo insegnare, è prima comprendere lo stato d'animo di ogni allievo e poi in base al suo stato d'animo capire come educargli la disciplina della danza. Esatto, soprattutto perché essendoci diciamo grande emotività, essendo una disciplina che comunque non è che si può praticare a giorni alterni, ma in realtà la danza si vive ogni giorno, ovviamente gli allievi portano in sala con loro tutto quello che è la propria vita, quindi tutte quelle che sono le esperienze che accadono nel quotidiano, e sicuramente c'è bisogno di grande versatilità, anche soprattutto di capire l'interazione con loro. Quindi, come ci diceva lei, bisogna appunto capire, quindi interagire e dialogare, perché solo attraverso il dialogo che noi riusciamo effettivamente diciamo a penetrare nel cuore di questi ragazzi, e forse a volte resta anche il legame più forte, cioè nel senso nel rapporto che si instaura con l'insegnante, a volte proprio questo può essere quel filo conduttore che fa proseguire i ragazzi in questo percorso. Molto spesso bisogna ammettere che ci sia anche tanta bravura da parte degli insegnanti che continuano e non fanno mai spegnere questa passione incitandoli, perché effettivamente è un percorso che non potrebbe essere lineare, ma ha bisogno di arricchirsi strada facendo. E quindi, secondo lei, che vive i suoi allievi quotidianamente, cosa significa danza per loro? Danza per loro è esprimere i propri sentimenti, far liberare la propria anima, dare sfogo alle proprie passioni, dare sfogo alle proprie sensazioni ed emozioni, che siano negative o positive. Tant'è vero che quando una ragazza è nervosa la vedi nei suoi gesti, nei suoi movimenti, percepisci quel nervosismo che lei ha dentro e ti soffermi a dire: "Teddy, su cosa c'hai oggi? Perché stai così?" Perché quando balli e balli con il cuore, se sei triste trasmetti tristezza, se sei felice cioè hai l'energia
al 100% e quindi trasmetti quel senso di energia. Per loro ballare e liberare le proprie emozioni e far capire agli altri il proprio stato d'animo, farsi comprendere attraverso la danza, cioè far capire alle persone quello che loro provano in quel momento. È un Quindi modo di liberarsi, è un modo di esprimersi. Tutto ciò che non riesci a dire con le parole lo trasmetti ballando. la danza come energia a tutti gli effetti. E senta, si avvicina ormai, cioè avvicina la data del saggio, ce lo presenterebbe quest'anno cosa presentate? Allora, quest'anno come tecnica di danza classica facciamo, diciamo, musiche degli anni 60 per celebrare alcuni autori tipo Celentano, cioè tutte canzoni un po' ispirate agli anni dei nostri genitori, agli anni in cui si viveva in una situazione molto più felice. Ed è proprio questo che noi vogliamo trasmettere in questa, diciamo, in queste coreografie, la felicità che uno, ecco, sarò ripetitiva, ma la felicità che uno ha nel ballare, la felicità che uno sente quando indossa quelle scarpette. Poi per fare un po' di allegria ci sarà, diciamo, il tempo, il secondo tempo di danza hip-hop e danza contemporanea, per poi lasciarci andare in un terzo tempo dove noi, diciamo, abbiamo un po' modificato a nostro modo la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie. Lì ognuno di loro indossa un personaggio e cerca di assumere le caratteristiche di quel personaggio. Ci sarà Alice, ci sarà il Bianconiglio, Pinco Panco e Panco Pinco, lo stregatto, il brucalifo, le api, le coccinelle, tutto un mondo fantastico dove le nostre bambine, anche le nostre ormai bambine ma cresciute, si trasmettono in un mondo di favole, in un mondo dove realizzare i propri sogni per poi farle diventare realtà. Un mondo fantastico. Quindi il mondo delle meraviglie vissuto insomma sul palco. Senta, ci vuole presentare un po' i corsi che lei tiene a scuola e soprattutto diciamo come verrà tutto il periodo, visto che a settembre inizierà l'anno accademico. Quindi ci può presentare quelle che saranno anche le offerte che presenta l'Accademia, visto che è appunto una scuola improntata proprio sul invogliare bambini, ragazzi, adolescenti, insomma, di iniziare questo percorso. Allora, noi i corsi che teniamo a scuola sono, ecco, di base la danza classica, poi c'è la danza moderna, il contemporaneo, l'hip hop, per poi anche dedicarsi alle mamme e alle persone adulte con lo zumba, il pilates, la danza latina. Diciamo che è una scuola che abbraccia tutte le discipline, che accontenta dai piccoli ai grandi. È una scuola che cerca di unire tutte le passioni. Poi abbiamo una promozione di quest'anno che se fai l'iscrizione entro fine giugno, noi daremo settembre gratuito e la possibilità di avere uno sconto sull'iscrizione. Vabbè, la scuola e il ritmo della danza si trova presso via Ferrara numero 4. Ringraziamo la maestra Valeria Muliere per la disponibilità e per averci accompagnato in questo breve percorso stamattina. Per la rubrica retrospettiva danza è tutto. Un saluto a tutti i radiospettatori da Nicoletta De Martino, buon proseguimento di giornata e mi raccomando, seguiteci sempre e solo su Radio Frontiere.